Buonasera, ben ritrovati in diretta sugli schermi di S1 TV, canale 89 del Digitale Terrestre. Ci ritroviamo dopo la settimana di sosta con Sottorete, 17ª puntata, oggi puntata particolare, doppio ospite. Diamo il benvenuto a Lucy Smutna, che per la prima volta in questa stagione è con noi. Buonasera e benvenuta a Sottorete. E ben ritrovata invece a Veronica Minati, che era già stata con noi e la ritroviamo questa sera in una veste un po' diversa, lo possiamo già dire. Oh no. No, speriamo di no, speriamo solo di no. Speriamo di no. E allora, dicevamo, 17ª puntata, torniamo dopo la sosta del campionato e quindi di conseguenza ci eravamo fermati anche noi nella puntata del 20 febbraio, dove avevamo presentato la partita con Riso Scotti in Pavia, ahimè persa in casa 3-1. Ora ci ritroviamo alla vigilia di una lunghissima trasferta, perché c'è anche il turno infrasettimanale, quindi avremo modo di parlare di entrambi gli impegni del Volley Soverato, prima ad Olbia domenica prossima e poi martedì a Bolzano. Ricordo sempre i contatti per chi volesse interagire con noi: 0967 52 16 75 oppure mandare gli sms al 339 48 37 967. Siamo in diretta streaming anche su soveratiamo.com e soverato1tv.net. Allora, logicamente precedenza a Lucy Smutna, che è l'ospite principale della serata, non fosse altro perché è la prima volta che è con noi in questa stagione. Parliamo inevitabilmente anche, facciamo un passo indietro e torniamo alla partita con Pavia, una partita che vi ha visto prima soffrire, poi reagire, anche se poi alla fine la rimonta è riuscita solamente a metà. In questo campionato il Soverato continua questo trend che lo vede maledettamente soffrire in casa e invece giocare meglio in trasferta. E allora la domanda è retorica, però purtroppo va fatta, perché voi ce ne date motivo puntualmente: perché questo Soverato gioca meglio in trasferta e non in casa? Well, hard to say why we play better out than home. I think that, I don't know, maybe we are more relaxed out, I don't know. Lei dice che è difficile dirlo, ovviamente, se perché non giochiamo meglio fuori. Voi, dice, sì, sicuramente, dice, forse fuori casa probabilmente sentiamo meno la pressione. Diciamo che del risultato la faremo anche parlare in italiano, perché lei sa parlare italiano, prima o poi dovrei parlare in italiano anche stasera. Una cosa che volevo chiedere anche a te, Veronica, che sei una delle veterane di questo gruppo, quindi hai affrontato anche tanti campionati di categoria superiore, quest'anno veramente è una situazione un po' anomala. Io non so, nel corso della tua carriera, se ti è capitata una situazione simile. No, perché veramente è una squadra costruita per fare un certo campionato, che poi trova delle difficoltà, ma paradossalmente queste difficoltà si accentuano in casa. Cioè, in casa praticamente avete vinto 2 partite su 9, se non vado errato. Cioè, un ruolino veramente da retrocessione, praticamente. Ma allora, forse sì, è il primo anno che mi succede un'annata così, perché nella mia carriera comunque ho avuto campionati difficili, campionati belli, dove invece magari ho sofferto all'inizio ma poi ho gioito alla fine. Però diciamo che ogni anno fa storia a sé. Cioè, qui è vero, è innegabile che noi in casa facciamo più fatica. Secondo me, ti dico, noi sentiamo molto la pressione di dover fare il risultato in casa, questo è fuori di dubbio. Non è una questione mentale ormai? Sicuramente può essere una questione mentale, però è anche una questione di, a volte, di mancanza di fiducia, perché comunque è normale, cioè se tu inizi a sbagliare, inizi a fare, insomma, inizi a far fatica e senti che comunque anche da fuori non è che ti arriva un grande aiuto, ma forse viene sottolineata di più questa cosa, è normale. Cioè, penso che chiunque sul suo lavoro si è messo sotto pressione, sì. Però sicuramente noi siamo, diciamo, giocatrici, e dobbiamo certamente dobbiamo trovare il modo di uscirne da questa situazione. Diciamo che voi ci avete messo del vostro pure in qualche partita in casa. Probabilmente sì, però io ricordo che comunque questa squadra qui è una squadra formata da tante giocatrici che, primo, non hanno mai giocato insieme in un campionato, e comunque per quello che io vedo negli anni in cui ho giocato, a me non è mai capitato che una squadra composta da 12 giocatori vincesse tutto al primo anno, perché comunque è normale, ci sono dei tempi dove bisogna trovare degli automatismi, dove bisogna trovare un'amalgama giusta per fare risultato, dove secondo ci sono anche giocatrici che questa categoria non l'hanno mai giocata da titolari, l'affrontano per la prima volta,
sapendo che comunque il campionato è difficile, perché comunque bisogna dirlo, non è che ci sono tante squadre materasse in questo campionato. No, un campionato quest'anno, veramente il campionato di A2 è molto difficile. Devi giocartela con tutti al massimo, perché altrimenti il risultato non arriva. E quindi secondo me sicuramente ci sono anche i nostri demeriti, tanti, ma come posso dire, è difficile da spiegare in due parole a tutti. Sarebbe utile giocare le ultime partite tutte fuori casa. No, bisogna soprattutto ritrovare un po' di fiducia a noi, più che altro, cercare di trovarla per ogni partita. Da qui fino alla fine, per cercare insomma di chiudere al meglio. Poi io sono abituata ai conti a farli sempre alla fine dell'anno, quindi non voglio mettermi adesso a parlare di risultati o no. Però almeno da quella che è la mia esperienza che posso dire... È la prima volta. È così, cioè sì, è la prima volta che mi capita un campionato così. Però dico, ci sono alquanto tanti anomalo. Fattori che incidono su queste cose, secondo me. E a proposito di numeri e di cifre, se la regia è pronta, diamo uno sguardo all'ultimo turno disputato, così poi diamo l'aggiornamento della classifica e il prossimo turno. Allora, quinta giornata, ricordiamo, si è disputata domenica 22 febbraio, Soverato Pavia appunto 1-3, Filottrano Saugella Monza 1-3, Volalto Caserta Rovigo 3-1, Club Italia Vicenza 1-3, Corpo Raversa Baccheri Piacenza 2-3, Trentino Olbia 3-0, riposava la capolista Bolzano. La classifica è la seguente dopo il quinto turno di ritorno. Abbiamo sempre Bolzano in testa con 41 punti, Monza 40, Vicenza 38, 31 Trentino, scusate per il gioco di parole, ma è così, Riso Scotti Pavia 27, 26 Aversa e Rovigo, Club Italia 25, Soverato 21, 18 Piacenza, 12 Caserta, 10 Olbia, chiude il fanalino di coda Filottrano. Domenica 8 marzo si disputa la sesta giornata di ritorno e avremo Olbia Soverato appunto, poi Pavia Club Italia, Rovigo Trentino, Vicenza su Tirol Bolzano, Lardini Filottrano Corpo Raversa, Baccheri Piacenza Volalto Caserta e riposerà questa volta la vice capolista Saugella Monza. E poi forse voleva la regia, forse ci fa leggere anche il turno successivo, quello di mercoledì 11, perché noi poi logicamente andiamo in onda venerdì prossimo e quindi di conseguenza analizzeremo non una ma due partite. Il turno di mercoledì 11, che è valido per la settima di ritorno, vedrà il Soverato impegnato però martedì 10 alle 20:30 a Bolzano. Quindi ci sarà l'anticipo. Bolzano Soverato martedì alle 20:30, poi abbiamo Rovigo Monza, Trentino Pavia, Piacenza Vicenza, Aversa, Olbia, Caserta, Filottrano, riposerà il Club Italia e anche questo sarà un turno molto interessante perché ci sono parecchi scontri interessanti in chiave playoff. Quindi un campionato sicuramente equilibrato, abbiamo visto anche il risultato di Caserta che ha vinto con Rovigo e si è al momento tirata fuori, diciamo così, un po' risalita nella lotta per non retrocedere, quindi questo è importante. Ora voi giocate però, allora chiedo a Lucy, giocate ad Olbia e Olbia è l'unica insieme a Caserta delle due squadre che avete battuto in casa, quindi voglio dire, sarà un caso, non lo so, però adesso giocate ad Olbia, una squadra che sulla carta sembra meno forte di voi. Yes, how you said, we beat them at home, so it means that we should beat them also out, but we did really really good practice during this week, so we will win, we won't win, and what to say? Non avete lavorato duro, ho capito, in queste settimane. No, sono d'accordo, siamo da comunque penso due settimane dove abbiamo lavorato bene in palestra, quindi ho capito. No, io sono fiduciosa per questa partita, ma anche per le prossime, nel senso, sono sicura che metteremo il massimo. Comunque abbiamo lavorato attentamente e abbiamo voglia di rifarci sicuramente subito. E poi Olbia comunque è una squadra che è molto altalenante, ha avuto diverse difficoltà, però in alcune partite ha messo in difficoltà anche squadre più forti. Sì. È una squadra che... Mi sembra con Rovigo, con Trento, esatto. Comunque hanno fatto delle belle partite in casa, normale insomma per loro, forse non per noi, ma per loro sì. E quindi sicuramente sarà una partita che... deve dare il riscatto che cercate, però è una partita importante anche in chiave classifica, sì, perché rinfreschiamo un po' la memoria anche ai telespettatori, adesso la distanza dai playoff è 5 punti, considerando anche che il Volley Soverato dovrà riposare, quindi è importante non perdere ulteriore terreno, anche perché
Poi c'è la trasferta a Bolzano, prima in classifica, quindi sarà un'altra partita ancora più difficile. Sì, sicuramente, come tutte quelle dopo. Però, vedendo anche come avete giocato a Rovigo e a Monza, paradossalmente c'è da sperare più nelle trasferte in questo momento. Beh, è vero che in casa ci rimangono due partite da giocare, quindi non è che... Sì, ricordiamo, abbiamo Aversa, Club Italia che sarà pure in anticipo, e Filottrano in chiusura, sì, praticamente. Sì, tre partite, quindi comunque... Sia fuori che in casa noi dovremmo cercare di fare sempre punti, non è che possiamo ormai dire sì. In casa ok, no, l'abbiamo già per persa, no, assolutamente, ma come non lo è mai stato prima, perché non è mai stato così prima, non lo sarà neanche adesso, cioè cercheremo sicuramente di far punti il più possibile, in casa come fuori. E a Lucy chiediamo, come primo anno a Soverato, come ti trovi innanzitutto qui a Soverato, anche perché tu venivi da un campionato di categoria superiore, quindi hai anche, pur essendo giovane, hai già delle esperienze professionali importanti in Serie A1. Yes, I feel really good here, but last year I played in Bergamo. Year before I played in Berlin, so it's like much bigger city, so Soverato is... da Berlino a Bergamo a Soverato, yes. Molto piccolo. Yes, but I feel really good. Però fa caldo, dai. Yes, you see here, c'è so... C'è il mare, il sole, almeno... Quindi, sicuramente c'erano delle differenze, ha detto. Però. Vabbè, avevo capito pure io che ho detto, sono andata sempre più Berlino, Bergamo... Vabbè, comunque, insomma... Il primo anno... È vero anche che sei capitato in un campionato di A2 che però è altamente competitivo, cioè molto difficile, quindi è comunque un campionato importante, perché quest'anno tutte le squadre... Sì, ma io penso, cioè almeno un po' di anni in A2 li ho fatti e non è che ci sono mai stati dei campionati vinti a mani basse dalla prima in classifica, cioè voglio dire, comunque però, sono sempre però stati c'era molto... Sempre, però c'era, ecco, ricordo anche quello che hai vinto tu 2 anni fa, che hai giocato anche contro qui a Soverato con Ornavasso, sì. Era un campionato difficile ma non come questo, nel sì, senso che c'erano un gruppettino di squadre che stavano su, poi c'era proprio uno stacco più evidente da cioè era diviso in due tronconi il campionato, quest'anno veramente... Quest'anno non c'è questa gran netta differenza. È vero che ci sono quelle squadre di giù, però se tu non vai a... Esatto, vai a Caserta e non giochi al massimo, perdi, come è successo anche per esempio nell'ultima partita con Rovigo. Bene, e poi dopo la pubblicità invece parleremo di questo Bolzano Soverato, perché comunque il Bolzano è vero, è una bellissima squadra, però obiettivamente, almeno per quanto mi riguarda, non sono un addetto ai lavori, però un po' mi ha sorpreso perché non pensavo potesse tenere questo ritmo per tanto tempo, non so a te, no, che beh, sicuramente... chiedo a te che magari conosci di più le giocatrici, visto che lei è da pochi anni in Italia e tu bene o male ne conosci tante. Secondo me, cioè, l'organico comunque è un buon organico, questo sicuramente. Questo sì, però. Però è anche vero che sì, è impressionante come riescano a tenere questo ritmo qui dall'inizio del campionato, perché comunque bene o male tutte le squadre attraversano almeno un momento di calo e invece loro sembra che non ne abbiano, cioè hanno fatto qualche 3-2 in giro, magari inaspettato, però cioè, insomma ci sta, non è che, però comunque hanno sempre fatto punti. E hanno già riposato, quindi adesso... Esatto, no, sono belle lanciate anche perché poi vengono dalla vittoria della Coppa Italia, quindi insomma saranno sicuramente... Una vittoria pure netta, sì, poi ne parleremo sì, dopo. Sì, l'ho vista e insomma ho visto la differita e insomma sì, è stata abbastanza netta. Quindi comunque cioè, sappiamo di andare a affrontare uno squadrone, però come sapevamo con Monza, con Rovigo, cioè andiamo a giocarcela anche con loro. Va bene, noi andiamo in pubblicità, se la regia è pronta torniamo tra poco sotto rete con la seconda parte, 17ª puntata, non andate via. Palestra, TV, stadio, telefonia, internet. Gli abbonamenti aiutano a vivere meglio e con semplicità. Ma avresti mai pensato di poterti abbonare anche alla serenità? Da oggi è possibile. Ti presento Allianz One. Un'idea rivoluzionaria per assicurare serenità a te e la tua famiglia. Com'è possibile? Seguimi. Siamo abituati ad affrontare da soli gli imprevisti e gli incidenti che possono accadere nella vita di tutti i giorni, perché le loro conseguenze di solito sono gestibili. Ma saresti in grado di affrontare anche gli eventi più gravi.
quelli che sono in grado di minacciare seriamente il tuo futuro e quello della tua famiglia. Per questo è Natale Allianz One, una protezione per i rischi più gravi. Un aiuto importante quando serve davvero. Tutte le coperture che desideri in un unico contratto, che puoi configurare con estrema facilità. Ecco come. Puoi proteggere le persone che ami, la tua casa e anche i rischi collegati agli spostamenti in auto, scegliendo tra i 13 moduli a disposizione, che puoi selezionare in base alle tue esigenze e al tuo budget di spesa. Basta trascinarli dentro o fuori dal cerchio. Così. Automaticamente vedrai visualizzato il prezzo della soluzione che hai scelto. Tutto su misura per te. Ricordati, per essere sereno con Allianz One, basta una piccola spesa mensile. Un abbonamento per la tua serenità, questo è Allianz One. Agenzia Allianz di Soverato, in corso Umberto I 286, telefono 0967 21 415, email fera.assicurazioni@gmail.com. Alla fine ce la fai a leggere tutto. Ecco, torniamo in onda in diretta con Veronica Minati, stavamo leggendo gli sms praticamente. E vabbè, c'erano degli sms in vista della partita di Olbia, vedevo, vabbè, Smutna sei molto bella, questo mi è capitato di leggerla adesso, grande Veronica Minati, che prossimamente condurrà la trasmissione con me, lo dico adesso in diretta, che ormai fa parte di Sottorete. E torniamo seri, due minuti torniamo seri. Torniamo seri, allora, una domanda a Lucy. Allora, anche tu, come il resto della squadra, hai avuto in alcuni periodi della stagione delle difficoltà, e abbiamo visto anche per esempio nell'ultima partita che ha iniziato a titolare Bacciottini, poi però sei entrata tu. E, secondo te, a turno, bene o male, avete avuto tutti un periodo di calo, bene o male, perché comunque ci sta nell'arco di una stagione. Secondo te, a cosa sono dovute queste difficoltà che anche tu hai incontrato con il resto della squadra? Well, I don't want to make some excuse or tell why I did not play good or I don't know, but this is my first year, like a first setter, and I'm 23 years old, so maybe this can be difficult for me, maybe this. Nientamente, difficoltà all'inizio? No, lei dice è il primo anno che gioca. Sì, il primo anno che gioca da un campionato da titolare e ha 23 anni, e questo sicuramente può essere. Lei dice non voglio trovare delle scuse, degli alibi, però sicuramente questa cosa si può tenere conto. I don't have too much experience to be like first setter, but I'm learning and I think I'm getting better. Capito? Praticamente dice lei, avendo avuto delle difficoltà in questo. Essendo il primo anno che io gioco da titolare, penso. Dice, non ho così tanta esperienza, ma sto imparando. Penso di essere già migliorata rispetto all'anno prima. Quindi l'anno prossimo farai ancora meglio, perché sarai il secondo anno. Anche nei prossimi anni sarà sempre un crescendo. E invece Veronica, anche tu hai avuto un momento difficile. Beh, sicuramente, come tutte, cioè normale, io. Comunque, io invece, a differenza sua, ho quasi 32 anni. Quindi. È vero che da te, dobbiamo essere sinceri, è vero anche che da te, logicamente, ci si aspetta sempre qualcosa in più. Cioè. E quindi ci sta che a volte magari non si possa giocare sempre allo stesso ritmo, allo stesso certo, livello. Certo, sicuramente
io penso che, insomma, ma come mi è sempre capitato, io ho magari un periodo come può essere gennaio, che, dove ho il mio calo, perché ci sta, perché comunque cominci il campionato magari su un certo livello, poi... Poi tu hai iniziato... Io, sì, sinceramente forte, sì, diciamo. Quest'anno devo dire, sono rimasta anch'io forte. Perché non pensavo di cominciare subito così. Hai tenuto un ritmo alto all'inizio. Quindi, poi, vabbè, ho trovato più difficoltà forse dopo e comunque... Cioè, anche insomma un po' fisiologico per me, cioè che succeda per il mio ruolo, cioè attacco tanti palloni, salto molto, quindi insomma ci sta che non possa tenere un ritmo altissimo per tutto l'anno, però quello che si cerca insomma è di tenere un ritmo magari costante, magari con dei picchi, a volte purtroppo il picco ce l'ho avuto anche verso il basso, però è insomma, fisiologico, possiamo dire che è anche fisiologico. Adesso sto cercando di riprendermi, diciamo, di ritrovare e subito. Fra poco dovremmo avere anche una telefonata, se la regia mi fa cenno. Pronto? 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 Buonasera, benvenuta Giorgia Baldelli, schiacciatrice dell'Entuolbia, benvenuta sotto rete. Io scusi, ma la sento lontanissima. Mi sente lontano. Pronto? Pronto. Non si sente? Sento lei. Pronto? Se la regia mi fa un cenno, forse, col collegamento. Pronto? Pronto? Ci siamo? Ci siamo. Ah, ora mi sente? Benissimo, adesso sì, salve. Perfetto, allora ti rinnoviamo il benvenuto a Sottorete. Siamo con Lucy Smutna e Veronica Minati e stavamo parlando di questa partita di domenica, una partita che vedendo la classifica per voi è fondamentale alla luce anche della sconfitta nella giornata precedente. Per noi sì, ma adesso come adesso tutte le partite per noi sono fondamentali. Purtroppo veniamo da un periodo difficile e quindi già più che fondamentale direi. Ecco. Volevo farti una domanda su questo campionato. Voi più o meno siete stati sempre giù con Caserta e Filottrano. Adesso per esempio domenica scorsa Caserta ha vinto con Rovigo, ha colto 3 punti importantissimi. Come vedi tu questo finale di stagione che vedrà anche degli scontri incrociati, ma soprattutto delle partite dove veramente non c'è niente di scontato? Guarda, nella pallavolo penso che anche Veronica o comunque chi gioca sa che non bisogna mai dar nulla per scontato ed è tutto un punto di domanda. Cioè l'ultima può vincere con, non ti dico la prima, la seconda, però ogni partita è a sé. Noi speriamo di far bene, di riprenderci, perché abbiamo bisogno di punti e perché penso che dai, non ci meritiamo di stare dove siamo adesso in classifica. Ecco, ci sono state delle partite specialmente in casa dove probabilmente per come avete giocato potevate raccogliere qualcosina in più, in termini di punti parlo. Sì, sicuramente. Purtroppo però diciamo che non è stato un anno e non è un anno facilissimo per noi. Abbiamo avuto un sacco di infortuni, non ci siamo mai state tutte dalla prima partita, tanti cambiamenti. E non è facile neanche fare un allenamento dove magari 4 sono infortunate su 12. Quindi poi il ritmo magari non riesce a tenere 5-7. Tanti fattori purtroppo hanno giocato a nostro sfavore. Infine ti devo fare l'ultima domanda, inevitabilmente sul Volle Soverato che è la vostra avversaria di domenica. Un giudizio su questo Volle Soverato che... da cui obiettivamente ci si aspettava di più in termini di risultati sin qui da questa stagione? Guarda, a me come squadra piace tantissimo, piace molto perché io conosco tra virgolette Veronica Minati perché ci ha giocato contro tantissime volte e come giocatrice la stimo tantissimo perché secondo me è veramente forte. Grazie. E l'avevo detto anche all'andata. Troppo gentile. No, è vero, vabbè, è vero. Abbiamo giocato contro una vita. Io penso di non aver mai vinto, forse contro di te, o forse una volta. E poi ho avuto la fortuna di giocare con Manu Roani, sì. Un anno a Reggio Emilia. Secondo me è una squadra forte, forte. Però è un campionato dove, come ho detto prima, ogni partita a sé. Quindi, secondo me, anche loro hanno ancora tanto da dare. È quello che si augurano anche loro, l'hanno detto poco fa infatti.
Vabbè, se volete iniziare la domenica prossima non c'è problema. Va bene. Allora, innanzitutto ti ringraziamo, ti facciamo l'in bocca al lupo per domenica e per il proseguo della stagione. Crepi, grazie mille. Buon proseguimento di serata. Grazie anche a voi. Ciao Gio. Ciao. E grazie quindi a Giorgia Baldelli, che cioè, è molto simpatica tra l'altro, sì, insomma, ha detto che praticamente forse non ha mai vinto contro di te, quindi ricordo esattamente, però sì, ci siamo scontrate tante volte. Se la cabala un pochettino conta, poi sappiamo che voi siete di natura le giocatrici, i giocatori sono tutti un po' scaramanti, cioè sbaglio? Sì, dai, un po'. Luci, tu sei scaramantica? Poco. Delle scaramanzie ce l'avrai. Credi nel destino, credi in qualcosa, c'è cioè qualche rito che fai prima della partita per vincere perché deve andare bene? No. In Italia sì, ci sono. In Italia sì. Sì, dai, sì, Madonna, ce ne sono tanti. Ma anche in squadra ce ne sono tante scaramanti. Pure tu, se presumo, sia un po' scaramanti. Non troppo, devo dire. Non tantissimo. Sei magari quella che si deve mettere la stessa maglietta prima della partita, le stesse calze prima della partita? No. No. Però ci sono queste. Sì, sì, Madonna, tantissime. Sì. Ce ne sono. Poi magari chi sbaglia le calze e comincia a dire, oh no, ho sbagliato le calze prima della partita. Ma diciamo che col tempo, forse un po'... negli anni scorsi, poi ho iniziato a pensare non dipende tanto da quello, non sono convinta. Però ci sono, certo, in tutti gli sport tutti di squadra ci sono, certo, dei riti, delle scaramanzie, insomma, che tutti un po'. Sì, no, quello è vero, tra tanti sportivi, però io insomma non troppo, diciamo. Allora, a Lucy chiediamo cosa ti attendi da questo finale di campionato, non solo per te, ma anche per la squadra. What did you expect? What do you expect for this final of the season? For you and for team. For you and for the team. Yeah. For team, I want to play off. Really, I want to win and continue in our work. Mm-hmm. And for me. Mm-hmm. Playoff. Playoff. Yeah. This is one thing I have in my head. So playoff. Ok, yeah. Penso che abbiano capito anche, sì, i telespettatori, capito, che insomma ci si attendono i playoff, mm-hmm, insomma. Comunque è vero anche che ci sono 5 punti di distacco, questo è vero, ma il campionato comunque c'è ancora tanti scontri diretti da fare, però a questo punto non si può più sbagliare, anche perché poi c'è il rischio che il Piacenza è lontano solo 3 punti, insomma, poi. Sì, Piacenza è un'altra squadra che sta che attraversando un bel periodo. Che tra l'altro anche in casa è, cioè, ha dato fastidio a tante squadre, tra cui Bolzano ad esempio, ha vinto in casa 3-2, esatto, con Bolzano, cioè, comunque è una squadra che ha trovato secondo me un po' col rientro della Viganò ai suoi livelli, e ha ritrovato insomma un nuovo entusiasmo, quindi sta facendo bene, quindi sì, sicuramente, però noi dobbiamo guardare sopra, non dobbiamo guardare quelli che stanno dietro di noi, dobbiamo guardare a giocare tutte le partite per portare a casa punti, inseguendo quelli che stanno sopra di noi, non mettendoci da sole la paura che quelle sotto arrivano dove siamo noi, altrimenti non vale la pena, insomma. Ovviamente. E invece a te ti faccio una domanda, l'altra volta eri venuta nelle primissime trasmissioni, mm-hmm, quindi insomma ancora, adesso alla luce di più di metà campionato che si è disputato, c'è qualche giocatrice, qualche squadra in particolare che ti hanno impressionato, o meglio da cui non ti aspettavi potessero tenere questo rendimento? Perché comunque tu hai una visione d'insieme, perché tante giocatrici e tante squadre le conosci, quindi allora, sappiamo pure che ti diletti su Pallavoliamo a scrivere. Sì, tengo questa rubrica dove insomma tengo un po' sulla aggiornati due, il campionato, ecco, sulla 2, sì. Quindi insomma, anche, sì, anche da collega, sì, te lo chiedo in questo senso. Collega no, è troppo un parolone. No, vabbè, allora come squadra direi Trento, perché secondo me sta facendo veramente un gran campionato. Costante. E non dico che sono sicura, ma secondo me darà del filo da torcere anche poi nei playoff. Scheggia impazzita, la classica scheggia. No, vedo una squadra comunque che gioca bene, perché comunque gioca bene. Vabbè, l'opposta soprattutto secondo me mi ha impressionato per il rendimento che ha, perché comunque già da Marchio Roni io la conosco, ci ho giocato contro, anche mi è capitato di giocarci contro in B1 e in A2, insomma. Fino a poco tempo fa era anche il capo cannoniere, adesso sì, non so se è ancora nelle primissime posizioni. Sì, penso di sì, cioè comunque mi ha impressionato, nel senso che ha avuto una costanza di rendimento veramente alta.
E in generale comunque come squadra loro secondo me sono abbastanza, sono ben organizzate e hanno più uscite, insomma. Quindi hanno Trento anche è più... una squadra. Sì, poi vabbè sicuramente anche il Club Italia non... non mi aspettavo inizialmente fosse una squadra così, ma devo dire che... L'Italia non so come fa, ma fa soffrire veramente tutte le squadre. No, io lo so come fa, nel senso che giocandoci contro mi accorgo, di, cioè lo vedo, sono comunque ragazze giovani, ma fisicamente molto dotate. E con l'entusiasmo delle, anche sì, delle, sicuramente delle l'entusiasmo giovani. Dell'età che hanno, il lavoro che comunque sicuramente per loro è altissimo, nel senso che fanno tantissimi allenamenti, immagino che comunque le ragazze giovani come tutte si lavora tantissimo, però imparano anche in fretta, nel senso che comunque sono molto forti, cioè giocano, quando giocano giocano anche bene. Lì, parlando di opposte, anche lì mi sembra che beh, lì c'è un bel futuro bene. Secondo me per la nazionale c'è cioè un si gran bel futuro bene. Sì sì. E quindi possiamo dire Trento sicuramente. Beh, per il rendimento che costante. Mi ha impressionato, sì. Io direi Trento. Poi va bene, Monza era annunciata, nel Monza, senso che sì, si sapeva. Bolzano sapeva che comunque era una squadra da vertice. Da vertice anche invece quella che è un po' paradossale, nel senso che attraversa un periodo un po' come il vostro, è Rovigo. Ne abbiamo parlato sì. anche con le tue colleghe che sì. sono venute nelle precedenti trasmissioni. Sì, abbiamo visto anche domenica persero a Caserta 3-1, poi hanno perso sì. malamente anche la finale di Coppa Italia. È una squadra che è molto dotata tecnicamente, invece c'ha tante sì, giocatrici veramente anche di categorie superiori, però è una squadra come voi fa molta fatica. Perché secondo te? Voi che ci avete giocato da poco e avete vinto anche a Rovigo. Non, cioè, oddio, il perché di tutto non te lo so dire, però io, cioè, da quello che ho visto quando cioè, ci abbiamo giocato contro... Cioè, c'è molte similitudini con la vostra squadra, nel senso che ci sono cioè, giocatrici... Sono, boh, secondo me forse è una squadra che quando inizia a sbagliare va subito in crisi. Cioè, è difficile che si riprenda, perché comunque con noi, finché hanno... controllato secondo me il numero di errori durante la partita, se la sono giocata di più. Quando hanno cominciato a perdere forse un po' di pazienza sbagliando un po' troppo, poi dopo hanno smesso di giocare fondamentalmente. Cioè noi secondo me abbiamo anche fatto una gran bella partita, nel senso che le abbiamo anche messe in quella situazione. Però almeno anche da quello che ho visto contro Bolzano, il primo set in finale di Coppa Italia se la sono giocata praticamente punto a punto, poi dal secondo set hanno iniziato a sbagliare e da lì è stata la fine, cioè Bolzano ha dilagato, però non lo so, hanno forse dei... I misteri di questo campionato di A2 possiamo loro, dire. Sicuramente. Possiamo dire che sono i misteri di questo campionato di A2. No, cioè, sono misteri, sono cioè, mie opinioni, poi cioè, io non è che ho... Invece a Lusi, la squadra che ti è piaciuta di più, delle avversarie che hai affrontato, le giocatrici che ti hanno più impressionato, quali sono state? I have to say Cup Italy, the young girls, they are really good and they have future behind them. Grande futuro yeah, per il Club Italia. Per la nazionale nostra penso che ci saranno delle belle promesse lì dentro. Insomma, questa è sicuramente la nota positiva, è sicuramente questa. Va bene, noi siamo in chiusura di trasmissione, dobbiamo innanzitutto fare un po' di saluti, dobbiamo ringraziare Saverio Maiolo che come al solito ogni settimana ci cura i collegamenti con le squadre avversarie, Antonio Mauro in regia con Matteo Franco, Sasai Appello. Poi io devo fare un saluto particolare al mio amico Alberto che ogni tanto mi accompagna in telecronaca e che ci segue da Catanzaro. E poi i saluti li dovete fare pure voi, chi volete salutare? Veronica, tu vuoi salutare qualcuno in particolare? No, qualcuno in particolare no. Io lo chiedo perché lo devo chiedere. Salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando. Anche tu? Yes. Hi to everybody. E quindi facciamo un grosso in bocca al lupo per questa doppia trasferta lunga. Cioè praticamente sono capitate le due trasferte più lunghe del campionato in 3 giorni. Quindi una bella vacanza di 4 giorni. E quindi facciamo un bocca al lupo, vi auguriamo buon viaggio pure. Speriamo grazie. Di essere qui venerdì prossimo a commentare delle belle partite. Noi torniamo venerdì prossimo, ricordiamo 13 marzo, sempre alle 21:15 su S1 TV.
affronteremo il discorso anche di Aversa Volley Soverato, perché domenica prossima si gioca in casa contro Corpora Aversa. Là pure c'è un'altra partita molto importante, perché sarà difficile contro una squadra che ha ambizioni di playoff. Quindi io vi saluto a tutti, un buon proseguimento di serata con i programmi di S1 TV. Grazie di nuovo a Veronica Minati, che è tornata qui da noi a Sottorete. Vedremo se riusciremo a chiudere con una puntata come conduttrice con Veronica. Noi l'abbiamo detto in diretta, vedremo se accoglierà l'invito. Grazie Lucy, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. E quindi alla fine, nell'ultima puntata, la faremo parlare in italiano. Lucy, okay? Grazie, buon proseguimento di serata. 'Cause I want you, I wonder.